Prepariamoci alla celebrazione. Dal libretto bianco, canto numero 13, camminiamo incontro al Signore. Vi preghiamo di spegnere i cellulari. Grazie. Sia con tutti voi. Fratelli, per celebrare degnamente questa Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati.
confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato di pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Far compagno il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La parola a cui oggi ci avviciniamo ci invita ad essere lieti e a vivere con lo sguardo rivolto alla venuta di Gesù come il Messia che porta pace. Siamo noi, attraverso l'incontro e la fedeltà a Dio, ad essere testimoni del suo amore. Per questo siamo esortati ad essere costanti e tenaci, a non cedere e a credere sempre in ogni circostanza che Dio è vicino a noi. Come il Battista, potremmo essere presi dallo sconforto ed avere dubbi, sentirci abbandonati, ma se crediamo fermamente nella forza della parola, riusciremo anche noi ad andare oltre, consapevoli che nulla è impossibile a Dio. Dal libro del profeta Isaia. Si arredino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, si canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fianche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa di voi, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei cieli e si chiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua dell'uomo. Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via santa. Su di essa ritorneranno gli scartati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Benediamo, grazie a Dio. Andiamo insieme, vieni Signore a salvarci. Vieni Signore a salvarci. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Vieni Signore a salvarci. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Signore, protegge i corestini. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Thank you.
assaggiato un apostolo. Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio. Thank you.
Buongiorno. Anche oggi per aiutarmi ho bisogno di qualche bambino o qualche bambina, oppure bambino e bambina insieme, che vengono per darmi una mano. Chi si offre per aiutarmi stamattina? Tu, vieni, tu e poi tu, venite vicino a me. Voi non immaginate che stamattina io devo fare un interrogatorio, eh? Tu vai a scuola e a scuola ci sta l'interrogatorio, ci sta l'interrogazione. Interrogazione. Allora facciamo l'interrogazione a questi quattro amici nostri, veramente tre amici e un'amica. Allora, avete mai guardato come mi viene in faccia? Lo sai che siete bello che vi volete far vedere, ma guardatemi pure a me. Ditemi un po', avete mai sentito la parola solo? Sì, tu l'hai sentita mai? Pure tu? Sì, sicuro? Signori, quando senti la parola solo, che cosa ti passa per la testa? Stessa domanda pure a voi, eh? Vogliamo aspettare che cosa dicono loro? Non so, non lo preoccupa. Che cosa significa per te la parola solo? Dici. Lo stavi già dicendo. Dici. Essere solo, che significa essere solo? Stare senza qualcuno. Stare senza qualcuno. Aspetta un momento, fai, non ti muovo. Che significa essere solo? Quando nessuno ti pensa. Quando nessuno ti pensa. Che significa essere solo? Se sono una persona senza che nessuno ti ascolta. Avete sentito, sì? Amici, adesso facciamo un piccolo passo avanti. Alla prima interrogazione hanno risposto bene. Adesso facciamo un altro passo avanti. È bello stare da soli o è brutto? È brutto. E perché? Ottengo un po' di lingua. Perché è brutto essere solo? Perché non stare con qualcuno. E perché non stare con qualcuno? E perché è brutto stare da solo? Perché nessuno può giocare, non può giocare, con cui stare insieme. E quando uno è solo, è allegro o è triste? Triste. È triste. Capito? Perché è brutto essere solo? Perché nessuno gioca con noi. Perché nessuno gioca con noi. Bene, allora ringraziamo questi nostri amici perché ci hanno già fatto fare tre quarti di riflessione. Voi pensate che prego, come si fa i bici carissimi? Che prego si fanno così, ascoltando la voce di Dio che parla da un libro che è la parola e da una parola che sono i nostri figlioli. Grazie signorina, andate a posto, giovanotto, grazie. Potete andare, pensate, pensate a me. Amici, non è stato uno scherzo, perché questa è la voglia di cantare stamattina. Guardate, la solitudine, amici carissimi, ci giocano molto scherzo. Quello che abbiamo ascoltato dalla nostra voce, dalla voce dei nostri figlioletti, sei solo, non hai con chi parlare, nessuno ti ascolta, non hai con chi giocare. E abbiamo visto che non è
la cosa bella, perché ti mette tanta tristezza. La stessa tristezza, amici carissimi, che noi avvertiamo in determinate circostanze della nostra vita. Da adulti, lo dico, i bambini soffrono le loro solitudini come noi grandi soffriamo le nostre solitudini. Quando quello che abbiamo ascoltato, che capita pure a noi, che nessuno ti ascolta, gli anziani che stanno tra di noi, uno giusto ci comporisce, io non butto di scarto. Ah no, dice sempre la stessa cosa. Se ci dovesse capitare di stare male a letto, fratelli cari, chi non ha provato la solitudine? Ti possono stare vicino anche 100.000 persone, ma se non ci stanno, tu ti senti solo. Allora attenzione amici, guardate che la vita ci riserva una solitudine dovuta a che cosa? Proprio al cammino dell'uomo. Perché l'uomo ha un cuore, l'uomo ha un cuore che non è facilmente soddisfatto, non si può soddisfare con le sciocchezze di questo mondo. Attenzione, sta arrivando Natale. Forse qualcuno a Natale pensa che portando il panettone a un papà o una mamma risolvi il problema? Forse qualcuno pensa che portando la cioccolatina, il salame milanese, non quello napoletano, non lo gustate proprio, quello milanese è fatto bene. Amici, pensate che avete risolto il problema? C'è una solitudine che è quella del cuore, dove tu rimani solo con te stesso e il mondo in cui ci troviamo ci sta aiutando a rinchiuderci sempre di più. Perché, fratelli, abbiamo paura di quello che ci sta intorno? Abbiamo paura di aprire, no? Accendere la televisione perché ti piombano addosso tutte le schifezze, le cattiverie di questo mondo, guerre, uccisioni. L'ultima l'abbiamo avuto ieri sera, una bella notizia, nel bresciano questo ubriaco tasso alcolico 4 volte più del normale ti mette sotto 2 ciclisti e te li ammazza sul posto. Allora quando tu senti queste cose hai la sensazione, no, che niente, nessuno ti potrà tirare fuori da questa situazione. Mamma mia, e adesso? E adesso? Noi come cristiani oggi ancora una volta ritorniamo all'altare, ritorniamo alla nostra assemblea, alla Chiesa, alla nostra comunità e insieme poniamo questa domanda a Gesù. Signore, abbi pazienza, ma tu che sei venuto, dobbiamo aspettare ancora qualcuno o sei tu quello che ci può salvare? Perché è la domanda di fondo, amici carissimi. È proprio quando avvertiamo questa solitudine, ci sentiamo dire stamattina, devi essere nella gioia, perché il Signore è vicino. Questa è un'annuncio esplosiva, amici carissimi, che per noi cristiani forse può passare anche in secondo ordine. Attenzione, vi dico una cosa, non vi offendete, mi raccomando. Tra i due annunci, il Signore è vicino, è Natale, fratelli, cancellate il Natale, pigliate soltanto il Signore è vicino, perché scopriamo
quanto è grande questo Dio che è diventato un uomo proprio per farci gustare la sua vicinanza, per farci toccare con mano che è finita la nostra solitudine, è finita la nostra paura. C'è Lui. E se c'è Lui, che cosa significa, fratelli cari? Che abbiamo una forza in più. Quando Giovanni ha mandato i suoi discepoli, avendo sentito parlare di Gesù, di quello che faceva Gesù, e i suoi discepoli hanno detto: Giovanni, è bene che tu stai in galera, ma che dobbiamo fare con questo? E Giovanni ha detto una cosa: andate a domandare a Lui. E quando sono andati, Gesù non ha dato una risposta. Io sono, perché noi che siamo un po' miracolistici nella nostra vita, noi che cosa ci aspetteremo, fratelli cari? Che il Signore venisse con una bella spada a cominciare a tagliare capo a tutte le fatine del mondo. Vi faccio una domanda: chi di noi si salverebbe? Se Gesù scendesse per fare una cosa del genere, chi di noi si salverebbe? Vi garantisco che si salverebbero soltanto queste creature che teniamo qua e che stanno là dentro, ma cominciando a noi prete, a capo, il Signore ci ha tagliato tutto quanto. Noi, vedete, amici carissimi, siamo vittime di questo discorso. Noi stiamo sempre alla rincorsa di chi si possa salvare, questo in campo economico, in campo politico, in campo religioso, fratelli miei, a chi più ha, chi più ne ha più ne mette. Ma il Signore stamattina ci dà una sola risposta: io sono vicino a te. E questa è la notizia sconvolgente che deve cambiare la storia, amici carissimi. Noi non siamo soli. La nostra solitudine è stata vinta da chi? Da questo amore immenso di un Dio che accetta le nostre sofferenze, accetta i nostri limiti, accetta le nostre mancanze, le nostre deficienze, ma perché diventa Lui il nostro punto di forza, diventa Lui la nostra garanzia di salvezza. Allora, ecco la gioia di stamattina, questa gioia che viene proprio... Signorinelle, adesso un momento di silenzio per Gesù. Lo facciamo? Grazie. Gesù viene per questo. Allora, prepararsi a Natale significa questa scoperta, che noi facciamo giorno per giorno, momento per momento. Fratelli, ci dobbiamo educare a una cosa, ad alzare di più lo sguardo verso il cielo. C'è un salmo bellissimo che è diventato anche un canto: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Amici, nessuno si offende tra di noi, aiutiamoci, dobbiamo aiutarci. Noi dobbiamo diventare la profezia dell'amore di Dio, questo è certo, è vero. Però ricordiamoci che o il nostro aiuto viene dal Signore, o l'aiuto non ce lo potrà dare mai nessuno come ce lo dà Lui. Credete in Dio, nostro Padre, creatore del cielo e della terra e datore di ogni bene? Credete che Gesù si è incarnato per essere il Dio con noi, il Dio vicino a noi, e che a nome del Padre ci ama e non ci abbandonerà mai, mai, mai? Credete nello Spirito Santo che ci fa gustare la presenza di Gesù nella nostra vita e ci fa invocare continuamente
quell'aiuto che può venire soltanto dal cuore di Dio. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Adesso i nostri figlioli ci prestano per un momento il loro cuore e con il loro cuore preghiamo dicendo insieme: Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Padre, tutti i bambini abbiano un totale pieno d'amore e che abbiano tutti quello che possiamo. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Caro Gesù, grazie di aver portato pace e amore, di essere protetto. Fa che questo Natale porti tanta gioia e felicità. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Caro Gesù, tu stai arrivando nei nostri cuori e ti ringrazio di averci la felicità e la pace nel mondo e spero che tutti i bambini abbiano un Natale bello e speciale. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Padre Gesù, aiutaci a preparare il nostro cuore per gustarci con gioia la tua venuta. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Caro Gesù, ringrazio che stai accanto a noi. Sta per arrivare il Natale, fa che tutti i bambini sono felici. Padre nostro, ascoltaci. Sono felice perché tutti i bambini del mondo hanno vissuto e hanno un Natale molto contento. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. O Padre, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Quattro fratelli che facciano la raccolta. Canto di offertorio numero 50. Sei l'offerta più pura. Thank you.
presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore mio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo fratelli e sorelle perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo sacrificio che acqua il santo mistero da te istituito e con la sua divina potenza rende efficace in noi l'opera della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per il Cristo Signore nostro. Egli fu annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre all'attesa lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera e esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria. Il Signore Gesù si offre per noi.
Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie a questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne e gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli gloriosi martiri, Santo Stefano, Santo Stanzio, Santa Giulia e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ti congiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prepariamoci per la preghiera del Padre nostro. Diamo la mano ai fratelli che teniamo vicino. Diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo
ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Doniamoci un gesto di pace. Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Agli sfiduciati: coraggio, non abbiate timore, ecco il nostro Dio che è vicino a noi, viene a salvarci. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, la forza di questo sacramento ci liberi dal peccato e ci prepari alle feste oramai vicine. Per Cristo nostro Signore. Due avvisi importanti. Domani comincia la novena in preparazione al Natale. Vi ricordo gli orari collaudati oramai. Al mattino alle 8:15 i ragazzi fanno la loro novena, poi vanno a scuola dopo aver fatto colazione. Alle 8:15, quindi la messa al mattino, non alle 8, ma alle 8:15, c'è la Santa Messa con le lodi, che alle 9 c'è il Santo Rosario, a sera 5:30 Santo Rosario, alle 18 la Santa Messa. Dopo tanta insistenza avuta da parecchie parti, abbiamo organizzato, se ci stanno le adesioni, viaggio in Terra Santa. Chi vuol venire e vuole il programma può venire nell'ufficio parrocchiale. La data dal 14 al 21 marzo dovrebbe coincidere con il lavoro che faremo in chiesa, quindi chi vuol venire ci faccia un pensierino. Andremo tutto all'isola di Capri, possibilmente. Abbiamo già impegnato aereo, già impegnato chiaramente qua a confermare tutto il resto. Signore sia con voi, ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Buona domenica. Canto numero 60. Vieni, Signore Gesù.